Ciao a tutti, sono Valentina dell'Atelier Braga. Bentrovati sul nostro canale YouTube. Nel video di oggi vi farò vedere come costruire una gona molto semplice senza carta modello. La gona è una gona arricciata in vita e con elastico. Davanti a noi la stoffa in viscosa. Per la gona ci occorre due lunghezze della gona. Ognuno decide per se stesso qual è la sua lunghezza della gona. Io ho scelto una lunghezza dalla vita in giù da 95 cm, due lunghezze da 95 cm con l'altezza di 1,50 m. Poi ho preparato un elastico decorativo per mettere in vita. Questa è una parte, questa parte è piegata, questa è l'altezza del tessuto, 1,50 m, e la lunghezza di 95 cm. Ho due parti di stoffa. Poi l'elastico decorativo lo mettiamo della circonferenza vita, per esempio nel mio caso sono 75 cm di circonferenza. Vado sulla riga, prendo l'elastico e misuro, tirando leggermente, non molto forti, se no l'elastico diventa troppo stretto. 75, poi da questo punto più o meno 73 cm, poi più 1 cm di cucitura. Adesso iniziamo a unire la gona. Devo appoggiare il dritto verso di me della gona, in questa parte è la vita. Da questa parte scende la lunghezza. Appoggiamo dritto contro dritto. Dobbiamo fare il caso della fantasia del tessuto. Appoggiamo di sopra e dobbiamo andare a cucire i fianchi e rifinire. Uniamo da un lato e da un altro lato. Per prima cosa vado a unire con il dritto filo a 1 cm, perché ho lasciato 1 cm di cucitura. Poi dobbiamo rifinire con taglia a cuci. Per chi non ce l'ha taglia a cuci, può rifinire direttamente con il punto zigzag. Un altro modo per unire le parti, potete unire con la cucitura francese. Rifinisco margine di cucitura con la taglia a cuci. Dopo che abbiamo finito di cucire, di unire le parti e rifiniti con la taglia a cuci o con il punto zigzag, dobbiamo andare al ferro da stiro e stirare le cuciture. Il prossimo passo, andiamo in linea vita, prendiamo linea vita e andiamo a rifinire con la taglia a cuci. Adesso dobbiamo arricciare la gona in vita
con punto numero 5 della macchina, facendo due cuciture. Quando iniziamo di fare la ricciatura non si ferma la cucitura, direttamente partiamo in questo modo. La prima cucitura va effettuata più o meno a 5 mm dalla margine. Comunque dobbiamo avere pazienza per arricciare, perché abbiamo da arricciare 3 metri di stoffa. Sto finendo il primo giro, mi fermo da dove sono partita. E poi inizio il secondo giro a 5 mm dal primo, in questo modo, senza fermare la cucitura. Come ho detto di prima, la nostra gonna invita a 3 metri di stoffa. È impossibile di attaccare l'elastico in vita su questi 3 metri di stoffa. Per questo noi dobbiamo arricciare. Per esempio, io ho preso i fili dal dritto, due da un lato, due da un lato, e adesso vado a arricciare la gonna invita fino alla circonferenza bacino, più o 5 cm. Per la vestibilità, poi attacchiamo l'elastico. In questo modo, se io mi metto a arricciare la gonna in vita, ci riesco di attaccare l'elastico tranquillamente. Prendo la gonna in vita e misuro semicirconferenza bacino più 5 cm. Vuol dire che devo avere 55 cm nel mio caso. E adesso vado a annodare i fili della ricciatura. Dobbiamo distribuire uniformemente il tessuto in vita e poi andiamo a preparare l'elastico. Adesso misuriamo l'elastico. Prendiamo l'elastico, lo avvolgiamo intorno alla vita e controlliamo da soli la larghezza. Controlliamo l'elastico in vita, che non deve essere troppo stretto o troppo largo, in questo modo, e poi lasciamo il centimetro di cucitura. Adesso andiamo a unire l'elastico con una cucitura, poi dobbiamo rifinire con punto zigzag o con la taglia a cuci, se no l'elastico decorativo è il rischio che si sfila. I fili che rimangono dalla taglia a cuci, prendiamo un ago per la lana e nascondiamo all'interno. Da un lato e da un altro lato. Il centimetro di cucitura adesso lo appoggio da un lato e lo vado a rinforzare. A
Adesso dividiamo l'elastico in quattro parti, la cucitura la metà, poi lo apriamo e troviamo di nuovo la metà e la metà, mettendo delle spille. La cucitura dell'elastico io preferisco di metterlo sul dietro della gonna. Cucitura con la cucitura della gonna sono i fianchi. Poi vado a cercare la metà centro dietro e centro davanti. Centro dietro appoggio la cucitura in questo modo. Metto delle spille, centro dietro, poi devo mettere sul fianco la cucitura della gonna con il fianco dell'elastico. E andiamo a mettere centro davanti, con centro davanti dell'elastico. Poi ci rimane l'ultima parte, il fianco con fianco dell'elastico. Adesso andiamo alla macchina da cucire e dobbiamo allargare l'elastico in tal modo che si attacca con ogni parte della gonna. Inizio la cucitura dalla parte del dietro. Vado prima a cucire sul dritto della gonna, sulla margine dell'elastico, e dobbiamo distribuire l'elastico bene bene allargare in questo modo che prende tutta la parte. Abbiamo effettuato la cucitura all'esterno dal dritto, adesso giro e devo dare un'altra cucitura dall'interno per attaccare bene questa parte pure. In questo modo va attaccata la ricciatura, la parte di sopra che non si nota niente, e questa è all'interno e questa è all'esterno. Il prossimo passo, non vi scordate di togliere il filo che abbiamo arricciato la gonna. Ultimo passo è di fare l'orlo fondo gonna. Io farò orlo arrotolato. Guardate sul nostro canale come fare 6 tipi di orli e voi scegliete il vostro preferito.
Ecco la nostra gonna pronta, molto facile da realizzare. È perfetta per mettere in valigia per andare in vacanza, per andare al mare o di uscire la sera. Per oggi è tutto. Se il video è stato utile per te, metti un bel like. Iscriviti al nostro canale se non l'hai fatto ancora per non perdere i prossimi video. A presto da Atelier Braga!